ragazzo del sud senza pista, oggi è riuscito a fare il record del mondo. È salito sulla vetta, ma non è pago, perché questa è la sua natura, volere sempre di più. Credo che Pietro, dopo quel festeggiamento di una notte di ubriacatura, stesse già pensando all'anno dopo, all'anno delle Olimpiadi. Gli dicevo, guarda, hai vinto un record, hai fatto un record, che ne vuoi fare un altro? Sei il primo, che vuoi? E si allenava, noi sappiamo che si allenava anche 8 ore al giorno. 8-9 ore al giorno. Dopo il record del mondo, Mennea vuole conquistare l'oro olimpico. Ma fra lui e il suo traguardo c'è uno scozzese. Si chiama Alan Wells e ha il record britannico nei 100 metri. I due sono fisicamente diversi, ma hanno lo stesso obiettivo. Penso che fossimo concentrati molto su noi stessi. Eravamo molto egoisti come sportivi, come velocisti. Ma è così che ottieni la tua prestazione. Wells era il classico inglese freddo e calcolatore. La prova generale del loro duello è in Coppa Europa a Torino. Gara dei 200. Pietro Mennea, considerato da tutti il favorito, corre nella sesta corsia. Nell'ottava corsia, la più esterna, c'è Alan Wells. Sapevo che Mennea sarebbe venuto fuori negli ultimi 40 metri e sapevo che dovevo conservare delle energie. Uscii dalla curva che ero in testa di poco e dentro di me pensai: voglio veramente vincere questa gara? Siamo in Italia contro Mennea, un idolo degli italiani. Se lo batto non so proprio cosa succede. Ma sul rettilineo Mennea inizia una progressione micidiale. Quello che fu chiamato la resistenza alla velocità. Era capace di arrivare ad una velocità e resistere a quella velocità per tratti molto lunghi. Resiste Pietro e in un paio di falcate raggiunge Wells. E lo supera. Ma Wells non molla. Pensai, voglio vincere, posso batterlo questo qui. Me lo sentivo, mi sentivo più forte. Lo raggiunsi e quando eravamo forse a una decina di metri dal traguardo, riuscii a passarlo. E vinsi. Il pubblico rimase un po' in silenzio. La cosa mi mise un po' a disagio, ma ero andato lì per vincere e ce l'avevo fatta. Quel giorno Mennea capisce che lo scozzese è davvero un osso duro e reagisce come meglio sa fare. Si allena, si impegna ancora di più, senza sosta. Lo diceva lui, il peggior nemico di Mennea sei tu, Mennea. Non ci possono essere gli altri che ti danno così fastidio. 1980, Olimpiadi di Mosca. Un'Olimpiade in piena guerra fredda, boicottata dagli americani. Il 25 luglio, Pietro Mennea si presenta ai blocchi di partenza per le semifinali dei 100 metri. Mennea molto tirato, smagrito, che cerca la massima concentrazione in un momento estremamente difficile e delicato. E Mennea si attarda, non riesce a distendersi. Forse Mennea è sesto, ma irrimediabilmente eliminato. Mennea non entra neppure in finale. È un colpo durissimo per lui. E andarono male i 100, tutti i giornali lo attaccarono un po'. Pietro nei 100 ha avuto un'incrinatura come se avesse avuto paura di vincere, cioè
è andato lì e non ha fatto quello che sapeva fare. Tanto che non voleva correre nemmeno i 200, perché dice: se sono andato così male nei 100, nei 200 andrò male ancora di più. Wells invece esplode come un proiettile nella finale dei 100 metri e conquista l'oro. Avevo già una medaglia d'oro in tasca. Perché non volerne un'altra? Io dissi a mia moglie: devo fare bene, devo vincerla, perché se no la federazione inglese si sarebbe arrabbiata con me. Mennea sente forte la pressione della gara dei 200, la sua gara. Vittori, il suo allenatore, lo sprona a superare le sue paure. Aveva solo questo grande senso di responsabilità che spesso lo sovrastava e lo attanagliava. Perché non si può correre con un fardello, soprattutto se sono i 100 o 200 metri. Bisogna essere liberi da qualsiasi peso sopra più. Il 28 luglio del 1980, Mennea si presenta ai blocchi di partenza. È un fascio di nervi. E in questi 20 secondi era chiusa appunto la risposta a speranza e timore coltivati in tanti anni di durissimi sacrifici. La stampa, i media, il fisico, la testa, il poco sonno, si faceva sentire tutto. In pista io ero in corsia 7 e lui in corsia 8. Dentro di me sapevo che sarebbe stata una gara molto combattuta. Vedemmo l'ottava corsia e disse: è perso. Non ce la fa, perché non aveva riferimenti. Ecco, buono l'addio. Parte più svelto Wells nei confronti di Mennea, che lo supera subito. Gli dissi: guarda, tu c'hai Wells alle tue spalle, in settima. Non ti preoccupare, perché quello a 50 metri ti avrà già raggiunto. In curva starà avanti a te 2 o 3 metri. Non ti preoccupare, perché è così che ti vuole mettere paura. Vediamo lotta per lotta, spalla a spalla tra Wells e Mennea, e al comando attualmente l'inglese. Ora nel 200, che si vede così dietro rispetto agli altri, dice: adesso mollerà tutto. E invece di mollare ha ingranato la quarta e... uscì sul rettilineo, cominciò a correre. Mennea cerca di recuperare, Forse corsi troppo, forse spesi troppe energie. Recupera, ha vinto! Straordinaria impresa di Mennea. Recupera e vince. Senza fiato ci ha lasciato quella gara. E ancora oggi, quando la rivedo, mi emoziono tanto proprio. E probabilmente era un 200 metrista migliore e più completo di me. Era stato più volte più veloce di quanto lo fossi mai stato io. Quindi il fatto di essergli arrivato così vicino per me era già appagante. Trovai, non lo so come, in ginocchio sotto il televisore, non lo so come.
e sembra giungerci qui a migliaia di chilometri di distanza l'eco, l'esplosione di gioia che avrà accompagnato sicuramente questa stupenda, straordinaria impresa del più grande atleta dell'atletica azzurra. Pietro Mennea si è liberato dei suoi pesi e ha corso leggero. E quel giorno per tutti diventa Pietro il Grande.